Siamo Alessandro Lacaterra perché è stato protagonista di un grande risultato con la nazionale Under 20, argento ottenuto a Praga nella manifestazione iridata. Che emozione è stata portare a casa questo argento, nonostante le tantissime difficoltà che sappiamo di questi ultimi mesi, di questi ultimi anni, Ah. Cavani? Buonasera a tutti, è stata un'emozione fortissima perché comunque vincere un argento con i colori azzurri, indossando i colori azzurri è sempre un grandissimo piacere, un grandissimo onore. Poi per come è partita questa avventura, sinceramente forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Che potessimo arrivare alla finale, a disputare la finale di un mondiale, però alla fine con la determinazione, con un gruppo fantastico, siamo riusciti appunto a raggiungere questo obiettivo che secondo me ha di un'impresa sportiva proprio. Che differenza c'è tra un argento mondiale vinto da giocatore, che Calcaterra l'ha ottenuto a Barcellona per esempio nel 2003, e adesso con quello avuto da vice allenatore, con Angelini alla guida di questa squadra? Guarda, sono due emozioni assolutamente diverse, però alla fine belle, bellissime esperienze entrambi. Da una parte sei più protagonista, dall'altro devi condurre quei ragazzi a fare il meglio, ad essere i protagonisti veri. Quindi sono delle sensazioni meravigliose in ambi i casi. Mister, sappiamo che il Sette Bello, la prima squadra, diciamo così, delle nazionali azzurre, volge verso il rinnovamento. Sappiamo anche che il CT Santo Campagna ha seguito molto questi ragazzi e quindi la speranza è che qualcuno di questi possa presto far parte del gruppo, principale delle nazionali. Sì, ci sono dei giovani molto interessanti. Non faccio nomi, però penso che ci siano due o tre giocatori interessanti e che Sandro sono convinto che guarderà con attenzione. E anche se comunque sia, ci sarà un cambio generazionale, davanti a loro c'è sempre quel gruppo che è rimasto fuori dalle Olimpiadi, che sono Di Somma, Fondelli, Cannella, Lesiani, Da Monte. Quindi diciamo che c'è. E che era rimasta fuori quest'anno gente già di altissimo livello, quindi conquistare un posto per Parigi la vedo alquanto dura, insomma, una battaglia veramente dura. Però sono convinto che Sandro li guarderà con attenzione, non sarà per questo, diciamo, triennio, perché mancano 3 anni a Parigi e sicuramente saranno prontissimi per il successivo.